Aldo, il giorno 29 marzo 2018, mi trovo in questo momento in piazza 25 aprile, ecco che è venuto verde attraverso la strada. Mi ricordo tanti anni fa, circa 40 anni fa, aumento un po' la velocità perché ci sono i semafori brevi, già arancione. Adesso fotografo, esattamente in questa zona più di 40 anni fa, la mia ex scuola, eccola là di fronte. Liceo artistico di Milano, Brera 2 la chiamavano, là di fronte a me. Ora vado a piedi perché qua è zona pedonale. Una volta non era zona pedonale, era zona permissibile anche gli automezzi, tutti, anche perfino anche i camion. Ora è diventata una zona di lusso qua e sto dirigendomi verso Corso Como. È una via corta, questa è una delle vie più corte di Milano, ma più, diciamo, più belle per i negozi. Ecco, qua ci sono sempre le manifestazioni, la pubblicità, gli spot, eccetera, e siamo a Milano. Io ho abbandonato questo posto qua 40 anni fa, anzi l'età di 19 anni, facciamo 45 anni fa, per andare a abitare nei paesini del lago di Como. Non sapevo che poi avesse questa zona così tanto progresso in pochi anni. Sto guardando attraversare la strada, ecco, sono entrato nella via Corso Como. Vi faccio vedere l'indicazione in alto, c'è proprio scritto. È una via che, proseguendo, si va alla stazione di Porta Garibaldi. Io volevo dire una cosa un po' giorno d'oggi ridicola. Mi ricordo quando ero al liceo artistico, eccolo là di fronte, quel palazzo alto, e ogni tanto ricevevano telefonate il preside dicendo che c'erano delle bombe a scuola, tante telefonate ricevute con bombe che a quella data ora dovevano scoppiare. Allora noi alunni, tutto all'improvviso così, avvisati, scendevamo dalla scuola, andavamo a ripararsi dentro in quella chiesa là di fronte, perché era più sicurezza. Poi faceva freddo, sempre d'inverno facevano questi scherzi e succedevano queste cose qui. Mi ricordo che nell'ultimo anno c'era una modella in aula, una bella donna sui 30 anni, questa modella qua, e sentita la notizia si è spaventata, è scesa dallo sgabello molto in fretta, ha messo sulla pelliccia e è andata solo con la pelliccia in chiesa. E allora non percepivamo la sensazione di una cosa così tanto strana. Al giorno d'oggi farebbe troppo notizia. Ma che bello hanno fatto qui in Corso Como. Mi dirigo a piedi, sto camminando, ma hanno messo delle ghiaia, dei sassi, percorribile lo stesso la strada, anzi meglio così, senza le automobili. Però che dan fastidio, come al solito, sono le biciclette, perché non guardano davanti e vanno nel senso opposto dei pedoni. Vi saluto da questo YouTube e mi dirigo verso la stazione di Porta Garibaldi.